Silenzio per cortesia. La segretaria farà l'appello. Buonasera a tutti. Di Lorito, cacciatore, controguerra della Torre, di Giandomenico, Diligenti, D'Orazio, Febo, Fedele, Masciovecchio, Matricciani, presente, Pietrangelo, Sborgia, Sebastiani, Spatolamaio, Spilla, Zampacorta, assente. Assessori di Felice, Di Girolamo, Mancini, Rosini, Trulli, assente. Allora, il consigliere cacciatore è entrato, quindi 15 consiglieri presenti, numero legale, presidente. Quindi la seduta è aperta. Il primo punto, interrogazioni, interpellanze, mozioni e comunicazioni. Sono pervenute all'ufficio di presidenza tre interrogazioni, però le interrogazioni sono pervenute uno il giorno 18 e due il giorno 20. Io vi consiglio, scusi il bisticcio di parole, ai consiglieri di far pervenire le interrogazioni prima della convocazione del Consiglio Comunale, altrimenti queste interrogazioni andranno dopo al prossimo Consiglio Utile. Così abbiamo, diamo modo sia agli assessori, al sindaco e al presidente di rispondere più compiutamente, insomma, tutto qui. Però nonostante questo le interrogazioni adesso io li faccio illustrare e dopodiché vediamo chi, se ci sono assessori che possono rispondere, rispondono, se no altrimenti si farà il prossimo Consiglio Comunale. Ok, allora la prima interrogazione è a firma del consigliere Controguerra, primo firmatario, e secondo firmatario della Torre Marco. Prego consigliere Controguerra, illustri la sua interrogazione. Sono anche io firmataria di questa interrogazione, ho mandato la firma al protocollo via fax, la stessa interpellanza, lo stesso giorno, più o meno alla stessa ora, e ho qua con me la ricevuta, sono anche io firmataria e vorrei esporre io al posto di Controguerra. E l'esposizione lo deve fare il primo firmatario. Quindi l'esposizione del regolamento è possibile, è possibile anche che il primo firmatario in assenza del primo firmatario lo può fare il secondo. Posso controllare un attimo il regolamento, presidente? Sì. Volevo precisare, Presidente, che si tratta non di un'interrogazione ma di un'interpellanza urgente ex articolo 22 del regolamento comma 5 e nel testo dell'articolo non è prevista l'obbligatorietà dell'esposizione da parte del primo firmatario, quindi io ribadisco la mia richiesta di poter esporre al posto di Controguerra. Se il consigliere Controguerra è d'accordo, ok, prego consigliere Febo.
Grazie Presidente. Noi abbiamo presentato questa interpellanza urgente che ha per oggetto il centro sociale di Spoltore Centrourbano, proprio per richiamarci al... Chiedo scusa se interrompo. Prego. C'è un fotografo in aula. Lei è? Ok, grazie. Prego. Dicevo, abbiamo presentato questa interpellanza urgente sul centro sociale di Spoltore, come avevamo già menzionato nel nostro discorso nel precedente consiglio di insediamento. Riguarda proprio la questione del centro sociale. Come sappiamo, il contratto di locazione scade il 30 giugno 2012 e ad oggi non si ha notizia del rinnovo di questo contratto, per cui diciamo l'urgenza è motivata proprio dalla scadenza di questo contratto e anche soprattutto perché comunque la possibile chiusura di questo centro sociale a nostro avviso arrecherebbe un grave danno per la comunità, per cui è nostra diciamo intenzione attraverso questa interpellanza chiedere quali misure, iniziative concrete si intendono intraprendere senza ulteriore indugio e ovviamente con la speranza che si possa scongiurare assolutamente la chiusura di questa importante risorsa per il territorio di Spoltore. Grazie. Grazie a lei, la parola al sindaco. Grazie Presidente, grazie consigliere Febo. A questa interpellanza rispondo in questo modo. E come nella premessa dell'interrogazione, il centro sociale, quello di Spoltore o anche il centro di aggregazione giovanile rappresentano appunto una risorsa per il centro urbano, ma rappresenta una risorsa per l'intera città di Spoltore, visto che questo centro, e io l'ho appurato nei giorni scorsi quando ho convocato il centro sociale, e mi dicevano, il presidente mi diceva che la provenienza non è solo di Spoltore capoluogo ma è anche di Villa Santa Maria, Caprara, Santa Teresa e un po' meno è partecipato da Villa Raspa, quindi è una risorsa che vale per tutto il territorio. Essendo appunto una risorsa, il centro sociale per anziani non è in discussione, infatti questa amministrazione non ha intenzione di togliere questo servizio di aggregazione di anziani, non ha assolutamente intenzione. Questa amministrazione ha recepito quella istanza venuta dalla precedente amministrazione, dal commissario prefettizio De Vivo, che ha tagliato a nostro modo di vedere giustamente nell'ottica del risparmio, quindi tutti quegli affitti che andavano a pesare nel bilancio comunale laddove queste strutture si potessero ricollocare all'interno di edifici comunali e quindi beneficiare della gratuità rispetto a un prezzo dell'affitto. Io credo che questa sia una strada percorribile. Sta di fatto che sono venuto a conoscenza del problema perché è vero che il commissario prefettizio ha disposto il non rinnovo dell'affitto del centro qui di Via Di Marzio, ma se la nuova amministrazione non ne viene a conoscenza se non nel primo consiglio comunale, nella sua solennità, diciamo, si può pensare che quella soluzione possa andar bene. Però io ho appurato in maniera ufficiale, attraverso la presenza del centro sociale in questo consiglio comunale, e ho preso atto. Mi sarei aspettato, a dire il vero, che lo stesso mi manifestasse prima o anche dopo la volontà di voler rimanere in quel centro, però questo non è avvenuto, ma non conta, quindi io ho appurato e quindi ho convocato nei giorni scorsi il centro sociale, li ho convocati per spiegare un po' qual era
l'intenzione di questa amministrazione. Innanzitutto l'intenzione di non voler rinunciare assolutamente, benché il centro sociale per anziani non rientra nelle linee di essenziali di assistenza, come il centro di aggregazione giovanile. Però io credo, e questa amministrazione creda, che sia un ottimo strumento di socializzazione in un buon stato di partecipazione, e quindi vada incentivato. Altresì questa amministrazione deve tener conto delle esigenze di bilancio, e quindi anche quello nell'ottica del nostro programma di valorizzare le risorse che sono all'interno del nostro territorio di proprietà del Comune di Spoltore. E in quell'ottica appunto disporre nella razionalizzazione delle spese la ricollocazione all'interno di strutture comunali. A dire il vero, quel percorso che nei giorni scorsi ho iniziato convocando il centro è ancora in fase di discussione. I tempi stringono, nei prossimi giorni continueremo ad incontrarci per trovare la migliore soluzione condivisa da entrambe le parti, sia dall'amministrazione che dal centro sociale, per far sì che quel servizio rimanga all'intera città di Spoltore, oltre che al capoluogo, ma all'intera città di Spoltore, in modo che tutti se ne possano beneficiare. Oltretutto mi è arrivata anche la disponibilità che abbiamo proposto, mettendo sul tavolo un vaglio di iniziative che questa amministrazione potrebbe fare, mettendo a disposizione appunto locali che sono di disponibilità del Comune, quindi gratuiti senza pagare l'affitto, che era il centro civico di Villa Raspa, e quindi in quel modo aggregheremmo anche un'altra parte di territorio, quindi a metà strada tra Spoltore Capoluogo e Villa Raspa. Così come altra ipotesi possibile è quella della struttura polivalente che abbiamo Villa Santa Maria come comune. Così come è arrivata anche una proposta da parte della società operaia di mutuo soccorso, che dice intenzionata a mettere a disposizione i loro locali per questo centro anziani. Così come la soluzione che verrebbe fuori nell'immediato o comunque nei prossimi giorni è comunque una situazione temporanea, perché intendiamo appunto ristrutturare una serie di locali che sono presenti nel centro storico, che è in via Dietro le Mura e in altri punti, nell'ottica della valorizzazione delle proprietà del Comune, che sostanzialmente potrebbe addivenire a una giusta conclusione, per cui è la soddisfazione di entrambi, quindi un risparmio di spesa rispetto ai costi sostenuti dal Comune e l'ubicazione all'interno del centro storico, anche se, ritorno, questo è un centro che aggrega non solo cittadini di Spoltore Capoluogo ma anche di altre parti, e quindi la valorizzazione sarebbe per l'intero territorio. Ripeto, anche domani abbiamo un ulteriore incontro per questa cosa e vediamo di addivenire a una soluzione condivisa, una soluzione che veda entrambe le parti soddisfatte. Grazie. Ok, la parola a consigliere Febo, se è soddisfatta dalla due minuti di tempo. Grazie intanto per questa risposta, e prendo atto delle sue parole sul discorso degli edifici comunali, dell'utilizzo di possibili edifici comunali, chiaramente noi siamo favorevoli, però soltanto per un discorso futuro, cioè di una programmazione futura, perché noi vogliamo comunque che lo status quo si mantenga, quindi che non ci sia la chiusura adesso al 30 giugno. Poi per una pianificazione io sono favorevole. E non c'è una risposta certa che lei ci dà sul discorso se sarà chiuso o meno, però prendo atto che lei dice che farà ancora altri incontri, quindi insomma noi la sollecitiamo a trovare una soluzione entro il 30 giugno. E sul discorso centro urbano, noi preferiamo che rimanga l'attività rimanga sul centro urbano, perché è una situazione stabile, che tra l'altro incontra anche il consenso di tutti i membri di questa società, perché se poi la facciamo a Villa Raspa comunque bisognerà considerare anche i costi di trasporto, perché poi non è che questi anziani si spostano facilmente. E poi sul discorso priorità le volevo dire, anzi tra l'altro l'ho portato proprio da Bruxelles questo, scusi che è un po' accartocciato, che quest'anno è l'anno europeo dell'invecchiamento attivo,
e del dialogo intergenerazionale. Quindi quando lei diceva che non è una priorità politica, le dico che comunque è una priorità, cioè, e che sarebbe bello, proprio perché siamo proprio nell'anno europeo dell'invecchiamento, proprio dare un segnale forte che parte proprio da Spoltore. Quindi io questo gliel'ho portato per lei, proprio per, come diciamo, segno di collaborazione. Grazie. Come? No, se no facciamo il dibattito, sindaco. Puoi rispondere un attimo, però un minuto, per cortesia. Mi riferivo che la priorità l'ha detta la legge, ovvero la legge quadro sull'assistenza, la 328 del 2000, non la stabilisco io. Ben ritenendo conto, la 328 del 2000, se la noti, che appunto stabilisce delle priorità in questo senso. Ma la volontà di mantenerlo è tutta, la confermo. Manteniamo i centri sociali di aggregazione. Esatto. Sull'ubicazione poi stiamo cercando una soluzione. Grazie sindaco. La parola al consigliere Spatola Maio. Prego. Allora, signor sindaco e signori consiglieri, io ho pensato che fosse necessario in questa sede ragionare un attimino sul nostro regolamento. Quando il consigliere Pierangelo mi dà la sua attenzione, continua. Ah, beh, certo, mi posso alzare. Io ho sempre quel problema. Sì, ma io l'ho detto l'altra volta, ma comunque va bene. Siccome purtroppo sono un po' alto, il microfono è basso, magari va bene, lo alza, facciamo così. No, lo può tenere basso il microfono. Si sente? Si sente. Ok, perfetto. Allora, il concetto è questo. Noi abbiamo un regolamento vigente che è stato approvato nel mese di marzo del 2000, quindi ben 12 anni fa. Era un periodo in cui eravamo in piena Seconda Repubblica. Molti passaggi di questo regolamento risentono evidentemente del periodo in cui sono stati concepiti. Questo regolamento quindi contiene, rispetto al sentire comune della complessa fase sociopolitica che la nazione sta attraversando, che non ci possiamo nascondere, un periodo di intenso cambiamento nel sentire, nel pensare, nel concepire il rapporto tra pubblica amministrazione e amministrati, che è assolutamente diverso. Quindi diciamo che il regolamento comincia a mostrare un distacco dalla realtà politica e sociale di questa nazione. Tale regolamento presenta eccessive possibilità, per esempio, di ricorrere alla segretezza di atti amministrativi o politici, cosa non più concepibile in un periodo in cui, in esito alle note vicende politico-giudiziarie che hanno colpito come un terremoto la classe politica italiana nel suo complesso, la trasparenza viene da tutti invocata come una necessità primaria e imprescindibile. Io ho fatto questo riferimento prima della vicenda di ieri, ma viene alla mente a tutti probabilmente il collegamento con il voto palese di ieri in Senato, che ha avuto un esito diverso da quello che sarebbe stato presumibilmente se la stessa votazione si fosse fatta a voto segreto. E voglio fare un esempio. Ad esempio, nell'articolo 10 del nostro regolamento, per tornare a noi, stabilisce la possibilità di riunire segretamente le commissioni nel caso in cui la pubblicità dell'adunanza, a parte il fatto della privacy, che quello va bene, potrebbe essere mantenuto, ma il caso in cui la pubblicità dell'adunanza possa recare nocumento agli interessi del comune. Non mi riesce proprio di immaginare cosa si possa decidere democraticamente e lecitamente in una commissione che possa recare un documento agli interessi del comune. Inoltre, e questa cosa l'avevo già accennata nel scorso consiglio, l'articolo 46 del regolamento costituisce un esempio di quello che abbiamo rilevato. Se può consentire al Presidente del Consiglio, con una legittimissima interpretazione però restrittiva, di impedire, per esempio, al nostro movimento di registrare questa seduta consiliare e trasmetterla su un sito che comunque è istituzionale, perché è il sito politico del nostro movimento, sul quale si possono interfacciare i nostri elettori che vogliono sapere che cosa decidiamo noi oggi. Ecco, quindi tutto questo praticamente è la base sulla quale io penso che dovremmo forse cominciare a ripensare a questo regolamento, anche perché non solo il nostro regolamento del Movimento 5 Stelle, che ha questo nel codice genetico e l'abbiamo già detto più volte, ma anche nel programma della maggioranza, che ha il titolo promettente di voltare pagina, si parla esplicitamente
di ridare dignità alla politica e ridefinire un nuovo profilo etico dell'azione amministrativa. E inoltre in un successivo impegnativo articolo 11 la maggioranza dichiara che il coinvolgimento, mi aiuti sindaco se ricordo bene, e la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e comunale, ai suoi programmi e alle sue scelte sarà la stella polare della nostra quotidiana attività. Come dicevo l'altra volta, io vi inchioderò ai buoni principi dei vostri programmi e quindi chiedo al signor sindaco se ritenga che la stella polare della trasparenza e della partecipazione dei cittadini debba rimanere solo sulla carta del programma elettorale della maggioranza, o se al contrario debba essere declinata in iniziative pregnanti, concrete e tangibili dall'amministrazione che su quel programma ha ricevuto la fiducia dei cittadini spoltore, e chiede altresì a questo fine se il signor sindaco sia per caso intenzionato a costituire in tempi rapidi una commissione paritetica tra maggioranza e opposizione. Io mi auguro che sia paritetica, perché le regole si decidono insieme, non le decide la maggioranza con il supporto dell'opposizione, che abbia il compito di rivedere il regolamento per adeguare le procedure ai principi condivisi e condivisibili di trasparenza dell'azione amministrativa e di partecipazione dei cittadini. Grazie. Grazie consigliere. Vuole prendere la parola il sindaco. Grazie presidente. Consigliere Spadolamaio, mi riservo di risponderle nel primo consiglio utile, comunque per iscritto. Bene. Grazie. Bene, c'è stata... No. Mi scusi, dirigente, non si fa la discussione. Siccome non c'è la discussione, quindi... c'è un'altra, dunque, interpellanza da parte sempre del consigliere Spadolamaio, però vogliamo intercalare un po' la cosa, facciamo fare un'interrogazione che ha presentato proprio adesso il dottore Marco Della Torre, il consigliere Marco Della Torre, quindi diamo la parola al consigliere Marco Della Torre. Prego. Allora, l'interrogazione verte sul trasporto scolastico, la situazione della scuola media Dante Alighieri. Poi se vuole, diciamo, rispondere l'assessore o il sindaco, questo... Sì, no, appunto, no. Sto dicendo, no, a chi è riferito. In riferimento all'oggetto, il gruppo consigliare Popolo della Libertà propone la seguente interrogazione. Premesso che l'anno scolastico appena trascorso ha comportato notevoli disagi alle famiglie e al personale didattico interessati, che è stata inviata ai genitori delle scuole primarie e medie di Spoltore una nota informativa, protocollo numero 14670, a firma della responsabile dell'area 1, dottoressa Di Pietro, responsabile anche del personale dell'ufficio elettorale, sul trasporto scolastico del 2012-2013, negli anni precedenti tale circolare era stata sempre inviata a settembre, non si capisce perché c'è questa urgenza, che nella menzionata lettera sono indicati perentoriamente le date di scadenza, appunto 29 giugno per la presentazione e 31 agosto per il primo pagamento o per l'estinzione totale, sia di domanda che di pagamento, mentre negli anni precedenti, molto più prossimi all'anno scolastico, in linea con un bilancio già approvato, peraltro con una situazione strutturale molto più sicura. Sempre premesso che dalla predetta lettera si evince un aumento di 30-40 euro, a nostro parere non giustificato da nulla, se oltretutto si sottolinea che, novità delle novità, per la prima volta non è più assicurata la presenza di un accompagnatore nel bus della scuola primaria, anche se è previsto per legge, però con ovvi problemi di sicurezza per i bambini elementari che, almeno a causa dell'età, sono comunque oggetto ancora di problemi, quindi a fronte di un servizio minore si chiede un aumento. A fronte di tutto questo disservizio e incertezza, molti genitori hanno preferito scrivere i propri ragazzi ad altri istituti scolastici, dissolvendo così quello che è il primo centro di aggregazione e cultura per i nostri figli, necessari per riconoscersi identitari in una propria appartenenza. In parole povere, va avanti la politica ventennale di dissoluzione di un contesto urbano e di una città che ha sempre più le connotazioni di un quartiere dormitorio di Pescara. Premesso che nella sua relazione di investitura il sindaco non ha sciolto le incertezze legate ai tempi e alle modalità di ripristino dell'edificio, che la scuola e di conseguenza l'istruzione dei nostri figli rappresenta un principio cardine della nostra Costituzione, che stante l'approssimarsi delle incombenze legate all'inizio del prossimo anno scolastico è urgente conoscere le reali volontà dell'amministrazione, nonché la sua concreta possibilità di incidere rispetto alle dinamiche legate ai lavori di ristrutturazione e consolidamento previsti e quali iniziative ha intrapreso o intende intraprendere nell'immediato a soluzione di questa ormai insostenibile situazione.
Premesso che è di conseguente importante dare subito una risposta forte e chiara alle famiglie e al personale scolastico, entrambi già da tempo provati e psicologicamente sfiancati, tanto premesso si chiede formalmente all'amministrazione di comunicare le misure e le iniziative concrete che si intendono intraprendere, senza ulteriore indugio, per scongiurare i rischi legati ad ulteriori rinvii e confermare o meno la riapertura della scuola e, se possibile, i tempi congrui. Grazie. Grazie consigliere Della Torre. E la parola all'assessore Di Felice, se vuole rispondere, altrimenti... Allora io in prima battuta, visto e considerato consigliere che ha appena consegnato l'interrogazione 2 minuti fa, ci tengo a dare una bella notizia ai cittadini di Spoltore per dire che il 12/6/2012 abbiamo approvato il progetto definitivo per i lavori messi in sicurezza della scuola media Dante Alighieri, per una spesa complessiva di 100.000 euro, che prevede come intervento il consolidamento dei solai e delle tramezzature interessate dei cedimenti, nonché al rifacimento della linea delle acque bianche. Gli uffici competenti, i lavori pubblici, ieri ha spedito 5 lettere di invito alle aziende, alle ditte, entro 15 giorni, come prevede il regolamento, e noi abbiamo insistito per anticipare i tempi a 11 giorni per rispondere, il 3 luglio, quindi il 2 luglio è il termine per l'offerta, il 3 luglio ci sarà la gara di appalto, gli uffici procederanno subito alla richiesta della documentazione alle aziende, all'impresa e al DURC. Quindi, se non ci sono intoppi, io posso rassicurare tutti i cittadini di Spoltore che per settembre le porte della scuola Dante Alighieri apriranno ai circa 450 ragazzi di Spoltore. Per quanto riguarda poi una risposta più completa, vi sarà data al prossimo consiglio. Grazie Della Torre. Grazie a lei, assessore. Vuole fare una precisazione? Prego. Sulla scuola? Sì, sulla scuola, sulla scuola. La precisazione è questa, è che questa amministrazione ovviamente non ha trovato nulla di fatto rispetto a questo, quindi abbiamo dovuto approvare in tempi celeri il progetto definitivo, fare il progetto esecutivo, abbiamo dovuto approvare l'esecutivo, andare in appalto e chiedere, perché l'emergenza c'è dall'anno scorso, però è rimasta tale fino a maggio, a che noi siamo entrati in questa casa comunale, e in brevissimo tempo ci siamo messi al lavoro e sono certo che Spoltore riavrà la scuola media in poco tempo. Per quanto riguarda, poi ho chiesto anche al preside, il professor Danteo, di quanti fossero quelli che preferiscono rimanere a Pescara pur di non tornare a Spoltore, mi dicono che ne sono una decina. Ne erano in realtà 14 puntuali, però visto che l'amministrazione ha rassicurato e altri stanno rientrando, quindi nulla osta, sono una decina rispetto ai 400 alunni, quindi non c'è questo esodo verso Pescara. Grazie. Grazie sindaco, la parola al consigliere Della Torre. Allora, noi arrivano, io sono parzialmente soddisfatto, ho piacere che siano stanziati 100.000 euro, ho piacere che c'è la promessa di riapertura per settembre, a noi arrivano notizie diverse, soprattutto da Villa Raspe e Santa Teresa, peraltro per quanto mi riguarda, essendo anch'io un genitore, avete risposto solo parzialmente all'argomento, perché c'è tutto il discorso dei trasporti che sinceramente non vedo la giustificazione di un aumento di questo tipo, e soprattutto non vedo il perché non debba essere più presente un accompagnatore per questioni di sicurezza. Tutto qui, quindi aspetto ulteriori delucidazioni in merito. Grazie consigliere Della Torre. La parola al consigliere Spatolamai, prego. Io volevo fare una precisazione che è doverosa, anche se io la devo fare in qualità di Presidente del Consiglio d'Istituto.
E mi dispiace, questo è stato eliminato, questo argomento, scusi. Dobbiamo rispettare le regole, altrimenti facciamo il dibattito. Se il sindaco ha detto una cosa non vera, io la devo evidenziare. Il sindaco ha precisato soltanto una questione pratica del progetto esecutivo. Perché il progetto esisteva e l'abbiamo presentato in questa sala nel mese di febbraio. Consigliere, lei deve fare, deve esporre la... Volevo dire? Deve esporre la... Però non può essere che il sindaco diceva una cosa non vera. Sì, sì, è così. Allora lo dirò in un'altra sede. Grazie. Allora, un problema che mi è stato sollecitato da diversi cittadini riguarda una zona di Villa Raspa che è quella compresa tra Via Italia e il Fosso Grande. Come sapete, in questo quadrilatero, diciamo compreso grosso modo tra Via Basilicata, Via Italia, Via Veneto e il Fosso Grande, è stato negli ultimi anni, sono stati effettuati numerosi interventi edilizi che ne hanno aumentato notevolmente il numero dei residenti, quindi è una zona che è diventata, diciamo, densamente popolata. Ora, il problema è che queste persone che sono andate ad abitare in questa zona, pur avendo un collegamento virtuale molto semplice con la città di Pescara, non ci nascondiamo che molte persone che abitano lì lavorano a Pescara, perché tutto sommato Villa Raspa è una specie di città satellite, come anche Santa Teresa, delle attività economiche di Pescara, quindi molte persone che abitano lì risiedono, lavorano a Pescara. Quindi questo collegamento è molto importante. Bene, queste persone praticamente non si possono connettere con Viale Abruzzo, perché manca cioè Viale Abruzzo, che sarebbe quella strada che costeggia il Fosso Grande e poi li connette, diciamo, connetterebbe queste persone in maniera molto semplice con Pescara, e non è completa, manca un tratto, un terreno privato, circa 150 metri ho valutato io, non sono stati infrastrutturati, quindi chi abita in Via Veneto, in queste strade qui, deve risalire verso Via Italia, con una pendenza che durante il periodo della neve era impraticabile, queste persone sono rimaste bloccate, andare a intasare Via Italia nel tratto discendente fino alla, diciamo, all'incrocio e poi dopo ripercorrere tutto il tratto che arriva al Fosso Grande facendo un giro molto lungo, vizioso, intasando il traffico, creando smog, creando problemi, oltretutto non avendo la possibilità anche per l'acclività di questi tratti di prendere la bicicletta, cioè sarebbero praticamente molto facilitati loro da lì andare in bicicletta in centro, invece praticamente poi questa pendenza dell'oltre il 10% li scoraggia, quindi praticamente di fatto sono isolati. Allora, visto questo quadro che è abbastanza disagevole per queste persone e considerato che è vero che questa amministrazione ha dei problemi di bilancio, eccetera, ma parliamo di un intervento strutturale minimo, perché dico io basterebbe anche veramente mettere un tratto di strada brecciata o al limite un minimo di binder, tanto per consolidare il sottofondo, ma niente di più, e già creare un collegamento, comunque uno sfogo per queste persone. E poi, quindi io chiedo praticamente alla soluzione di questo problema, intanto di sapere che cosa ne pensate, se l'amministrazione è al corrente di questa realtà, di questa esigenza, e poi volevo sapere se siate interessati come maggioranza a mettere in atto immediatamente e senza alcun indugio ogni iniziativa compresa a in via preliminare espletare le dovute procedure amministrative e o espropriative nei confronti di eventuali privati interessati, anche con carattere d'urgenza, visti i rischi per la pubblica incolumità, perché non ci scordiamo che queste persone lì sono in una valle di un fiume, in un fosso grande, ma comunque un corso d'acqua che potrebbe per esempio essere oggetto di inondazioni. Abbiamo visto che i terremoti sono stati dappertutto, anche in posti dove prima si considerava che non ci fossero, oppure un caso di incendio, lì veramente è difficile far scendere in quelle strade anche i mezzi di soccorso. Quindi c'è un insieme di problematiche che forse bisognerebbe un attimino andare a raffrontare con l'esigenza veramente di fare un intervento strutturale minimo. Quindi in via preliminare creare comunque un passaggio e quindi dare la possibilità comunque di collegarsi con la strada principale senza dover risalire. E in via definitiva però provvedere alla sistemazione effettiva di quel tratto di strada con pista ciclabile, marciapiede e possibilmente anche proseguendo il tratto oltre Via Veneto fino ad arrivare a Via Lazio, perché praticamente anche le altre strade comunque devono essere collegate. Lì purtroppo è stato fatto un campo sportivo, lì c'è un problema perché bisognerà capire
se è stato autorizzato, qual è la situazione autorizzatoria di questo campo e vedere eventualmente anche di revocarla questa cosa. E infine dico che già che ci siamo, un collegamento, non mi domando come mai non sia mai stato pensato tra le amministrazioni di Spoltore e Pescara, un collegamento ulteriore all'altezza di via Punta Penna, che io ho messo nel mio programma, quindi ci tengo particolarmente, ma penso che sia ragionevole. Tenete presente che tra Spoltore e Pescara ci sono solo due punti per passare, via Italia e il ponticello della motorizzazione. E invece molto traffico delle persone che abitano lì e che possono andare verso la zona dei Colli, verso la zona di Via Fonte Romana, dell'ospedale, eccetera, eccetera, via del circuito, è un collegamento importante, potrebbe alleggerire il traffico sulla via Italia, cioè sul tratto, diciamo, lungo fiume. Io propongo questo, noi chiediamo che cosa intendete fare e aspettiamo risposta. Grazie. Grazie a lei. Se vuole può rispondere l'assessore Rosini. Allora, io sinceramente ho apprezzato, perché ho avuto modo di leggere l'interpellanza del consigliere Spatola Maio, e questa interpellanza, anche se secondo me nella sostanza più che una interpellanza è una mozione, visto che è dettagliata e articolata su una serie di situazioni che coinvolgono non soltanto un ufficio o un settore di questo comune, ma addirittura ne ricomprende almeno tutte e cinque, e addirittura ricomprende, con quanto ha accennato adesso, con il coinvolgimento anche di Pescara, anche il comune di Pescara. Quindi da questo punto di vista credo che per avere una risposta completa e compiuta come merita l'articolazione della, chiamiamola ancora, interpellanza, necessariamente noi dobbiamo comunque considerare le valutazioni che gli uffici, a cominciare dal settore urbanistico ma anche dei lavori pubblici nonché quello finanziario, ci diranno in proposito. È una situazione che conosciamo da tempo. Il consigliere Spatola Maio forse non sa che io ho abitato a Villa Raspa per oltre 42 anni, e quindi quel tratto che si chiama Viale Abruzzo in realtà è il risultato della copertura parziale di quello che una volta era il Fosso Grande, e quindi il confine cosiddetto naturale tra Pescara e Spoltore. Quindi ci sono altre situazioni, tipo per esempio anche non evidenziate nell'interpellanza, ma sulle quali pure siamo intervenuti, che è quella della pulizia di quel fosso, cioè di quel tratto, appena finita la parte barrierata di Viale Abruzzo, con la vegetazione spontanea che di questi periodi, e non soltanto per la vegetazione. E su questo discorso il comune di Pescara è stato sempre sistematicamente assente, quindi noi ci siamo fatto carico di provvedere come amministrazione anche degli interventi che sarebbero dovuti essere del comune di Pescara. Quindi posso anticipare che comunque la situazione la conosciamo. Ho apprezzato personalmente lo stimolo proveniente dal consigliere, però necessariamente quegli interventi che lui ha illustrato ed altri che pure ne potrebbero essere considerati richiedono necessariamente la verifica attenta da parte degli uffici, soprattutto relativamente ai costi che questi impegneranno, oltre che, ripeto, il coinvolgimento anche del comune di Pescara. Grazie assessore. Io per completezza di informazione le voglio dire che la scorsa amministrazione, quando ci eravamo insediati, il primo programma triennale delle opere pubbliche, c'è un progetto proprio di collegamento tra Viale Abruzzo e Viale Lazio. Quindi dobbiamo riprenderlo quel progetto, perché già è stato fatto come progettazione. Adesso bisogna vedere di metterci dei fondi. Okay. Posso replicare? Allora, io ringrazio l'assessore Rosini, sono contento, sono chiaramente contento del fatto che questa cosa sia già all'ordine del giorno, però la mia interpellanza vuole essere molto pragmatica, e io ho detto: diamo un segnale, intanto apriamo in via provvisionale, assolutamente a costi assolutamente irrisori, il collegamento.
per la progettazione definitiva, che dovrà essere un bel collegamento e, come ho detto io, pista ciclabile e quant'altro, ci prendiamo tutti i tempi necessari, però penso che sia indispensabile fare il collegamento in via provvisoria anche per dare un messaggio, un segnale a vostro vantaggio prima di tutto, perché voi cominciate a dire: guardate, le esigenze, il disagio della popolazione noi lo risolviamo così. Date un segno, un colpo di coda importante che vi può essere anche utile. Grazie. Ci sono altre interrogazioni? Beh, a vantaggio di tutti. No, allora passiamo avanti. Secondo punto all'ordine del giorno. Nomina della prima commissione consigliare permanente, attività economiche, servizi ed attività istituzionali. La composizione delle commissioni consigliari di norme e di 6 consiglieri, di quali 4 assegnati alla maggioranza e 2 alla minoranza. Visto ci siamo incontrati, viste le proposte dei capigruppo, io faccio un'unica proposta di 6 consiglieri e voteremo, se siete d'accordo, in forma palese. Quindi per la maggioranza Fedele Giordano, Maciovecchio Loris, Di Giandomenico Nada, Sborgia Francesca, per la minoranza Della Torre Marche, Controguerra Guerino. Sì, un attimo. Allora, se non ci sono interventi possiamo andare alla votazione. Quando? Sul punto? Vabbè, lo poteva fare come interrogazione prima, perché non l'ha fatto? I punti sono all'ordine di cui noi dobbiamo discutere, non possiamo andare fuori l'argomento, insomma. Ma appunto sto dicendo, lo faceva prima questa cosa, no? Scusa, dirigenti, dai. Comunque andiamo avanti con le votazioni. No, alla fine. Comunque, la segretaria mi dice che deve essere fatto in forma scritta al presidente, anche durante l'annullanza. Se era così importante il consigliere di genere, perché non l'ha fatto nel momento in cui c'era l'opportunità di farlo, insomma? Se lo può scrivere, 2 minuti ce lo dai. Passiamo alla votazione, quindi chi è favorevole alla proposta? All'unanimità. Contrari 0, astenuti 0. Serve l'immediata eseguibilità, quindi chi è favorevole all'immediata eseguibilità? All'unanimità.
Terzo punto all'ordine del giorno, seconda commissione consigliare bilancio e finanza e personale. La stessa cosa, io ho la proposta di 6 nominativi, sempre concordati con i capigruppo, Mancio Vecchio Loris, Fedele Giordano, Sebastiani Stefano, Sborgia Francesca, questi 4 per la maggioranza. Per la minoranza, Febo Marina, Zampacorta Francesco. Un attimo che facciamo scrivere alla segretaria. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? All'unanimità. Contrari 0, astenuti 0. Immediate eseguibilità. Chi è favorevole? 17 favorevoli, contrari 0, astenuti 0. Quarto punto all'ordine del giorno, terza commissione consigliare lavori pubblici e assetto del territorio. La proposta è la seguente: D'Orazio Orazio, Spilla Raffaele, Cacciatore Carlo, Pietrangelo Carlo, Spatola Maio Carlo, Diligenti Edoardi. 3 Carlo ci sono, in sequenza. Un attimo che la segretaria scrive. Andiamo alla votazione. Chi è favorevole? Alzi la mano. Unanimità. Contrari 0, astenuti 0. Immediate eseguibilità. Chi è favorevole? Unanimità. Contrari 0, astenuti 0. Ok, andiamo avanti. Quinto punto all'ordine del giorno, nomina commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari. Allora, in ogni comune della Repubblica sono formati a cura di una commissione composta dal sindaco o da un suo rappresentante e 2 consiglieri comunali, 2 distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente nell'articolo 9 e articolo 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare, sia nella Corte d'Assise sia nella Corte d'Assise d'Appello. E qui bisogna, come dicevo, nominare 2 consiglieri, perché la formazione di 3, dove c'è il sindaco che è di diritto. Quindi la mia proposta è Cacciatore Carlo e Febo Marina, una di maggioranza e una di minoranza. Se siete d'accordo, possiamo passare alla votazione. Chi vota favorevole? All'unanimità. Contrari 0, astenuti 0. Immediata eseguibilità. Chi vota favorevole? All'unanimità. Contrari 0, astenuti 0. Sesto punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, indirizzi per la nomina e la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni. E la parola al sindaco.
Aggiungo che in questo punto all'ordine del giorno ci sono mi pare un emendamento, mi pare che ci deve essere un altro emendamento che era stato presentato da poco, non so. Allora, vogliamo far illustrare prima l'emendamento? Ok, prima la proposta, sindaco, prego. Sì. Prendo il punto. Questo riguarda un adempimento del TUEL nell'articolo. Aspettate che faccio un po' d'ordine. Questo è un adempimento del TUEL, l'articolo 50,8 e 9, che sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco o il Presidente della Provincia, in questo caso il Sindaco, provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. E nel comma 9, come nella premessa del testo della delibera, tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Questa è la. So che c'è su questo punto all'ordine del giorno un emendamento presentato dal consigliere Febo. 10 emendamenti. Benissimo, e quindi questo è l'adempimento, si apre la discussione. Allora, io voglio raccomandare una cosa, che quando si fanno gli emendamenti, già ne abbiamo parlato prima, questo è più che un emendamento, tecnicamente è una controproposta, che non va a stravolgere la forma, diciamo, il contenuto, cioè, perché bene o male il contenuto puntualizza ancora meglio determinate situazioni. Quindi do la parola al consigliere Febo. Prego. Grazie Presidente. In effetti si tratta di un adempimento secondo il testo unico degli enti locali, che non specifica però le modalità secondo cui noi dobbiamo dare questi indirizzi, quindi questa è una scelta appunto che facciamo noi qui nel Consiglio. Io ho presentato 10 emendamenti che in effetti, come diceva il Presidente, riscrivono sostanzialmente la delibera, perché insomma, l'avrete notata tutti i colleghi, è assolutamente insufficiente e inadeguata per offrire quelle che sono le garanzie necessarie che il rappresentante comunale che viene nominato in rappresentanza del comune negli enti e nelle aziende deve avere. I miei emendamenti vanno, diciamo, vanno a rafforzare innanzitutto i requisiti che questo rappresentante deve possedere, e adesso non li elencherò perché sono molto dettagliati. Io ho proposto degli emendamenti molto dettagliati perché ritengo che il tema sia molto importante, cioè che questa scelta venga fatta con tutte le garanzie possibili. I requisiti vertono piuttosto sulla competenza, ma anche sull'indipendenza e l'imparzialità che il rappresentante comunale deve avere. Ma poi ci sono diciamo, dei riferimenti anche ai principi che dovrebbero ispirare questa scelta da parte del sindaco, e quindi facciamo riferimento anche a dei principi di pari opportunità, di ricambio generazionale e del divieto di cumulo di più incarichi sopra ad una stessa persona. E poi specifichiamo anche con questi emendamenti gli obblighi che questi rappresentanti comunali dovrebbero assumere, che sono degli obblighi verso il comune, cioè degli obblighi verso il sindaco che lo nomina, verso il presidente del consiglio, verso i capigruppo consigliari e anche verso il consiglio. Poi se magari adesso
vi è stata sottoposta, magari se potete guardare con attenzione, perché sono molto dettagliati questi emendamenti. E poi infine forse l'aspetto più importante, che di cui non si dice nulla nella delibera che ci viene proposta oggi, è la procedura che si dovrebbe applicare nel caso in cui si dovesse provvedere a nomina o designazione di questi rappresentanti. E questa la procedura che io ho proposto con il mio emendamento è una procedura improntata la trasparenza, quindi la pubblicazione di un avviso pubblico sul giornale, sul sito internet, sull'albo pretorio informatico del comune, e tipo di scelta garantirebbe sia il sindaco da una parte, che mi dispiace che adesso esce, non potrà ascoltare, magari se lo sentirà dopo nella registrazione, sia i cittadini. Da una parte i cittadini, perché chiaramente se noi facciamo in modo che ci sia più pubblicità su una possibile nomina, facciamo soltanto in modo che più cittadini del comune di Spoltore possano venire a conoscenza di questa ricerca, no? di questa persona da parte del comune, e quindi più persone potranno sicuramente partecipare a questo avviso, quindi sottoporre la loro candidatura. E poi è una garanzia anche per il sindaco, perché avrà a disposizione un ventaglio più alto per la scelta, no? delle varie competenze, ed è una sicuramente la soluzione migliore se la sua intenzione è quella di scegliere al meglio, no? il rappresentante, e non piuttosto su criteri che non sono invece specificati e che sono rimessi ad una totale discrezionalità. Per cui ecco, credo che questo tipo di emendamento vada sicuramente a migliorare il testo. Io chiederei, per la verità, io adesso sto esponendo gli emendamenti, ma la mia richiesta principale sarebbe quella di ritirare questa proposta e di poter riproporre una proposta un po' più adeguata, perché io ho proposto questi emendamenti verificando almeno una cinquantina di questi atti di relativi comuni omologhi al nostro e similari, e ho visto che effettivamente questo genere di garanzie che noi diamo, che è veramente troppo blando, lascia un ampio margine di discrezionalità che non è nell'interesse né della cittadinanza ma neanche del sindaco e degli amministratori, perché siamo tutti, come crediamo, alla ricerca dei criteri migliori per individuare le persone migliori che possono avere questi incarichi nell'interesse della cittadinanza. Per cui io chiedo che vengano considerati questi emendamenti, e possibilmente magari dare un po' di tempo anche ai consiglieri, che ho visto che soltanto ora hanno potuto avere la copia. E quindi eventualmente ritirare questa proposta e tenere in debita considerazione questi principi. Lo ribadisco, non è una cosa da poco, le linee guida, i principi che devono ispirare la scelta di persone che devono rappresentare il comune negli enti, è una cosa di rilevanza fondamentale, per cui dobbiamo stabilire dei criteri più precisi, e la proposta di delibera contiene soltanto un punto, in sostanza, è davvero troppo inaccettabile. Quindi io veramente con forza, a nome del mio gruppo consigliare, chiedo di rivedere questa proposta, di ritirarla e di poterla riscrivere, visto che tra l'altro, per quelle che sono le notizie a mia disposizione, non ci sono caratteri di urgenza. Cioè, o meglio, possiamo rimandarla al prossimo consiglio, perché non c'è nessuna circostanza urgente che impone una immediata nomina al giro di breve, sempre fatta salva la possibilità, voglio dire, di poteri sostitutivi, per cui non esiste alcuna urgenza, ma penso che l'unica urgenza sia quella di dare dei criteri giusti, il più precisi possibili, che diano dei segnali chiari e che ci assicurino la scelta delle persone migliori, che io credo questo sia l'interesse di tutti. Grazie. Scusi consigliere, forse si è fatto un po' di confusione, perché lei ha presentato degli emendamenti e adesso invece chiede il rinvio. Cioè, se ha presentato degli emendamenti, andiamo a giudicare gli emendamenti, quindi diamo parola anche agli altri consiglieri e vediamo che cosa ne pensano,
però vorrei sapere da parte sua se è prioritario l'emendamento oppure il rinvio. Io voglio chiedere all'amministrazione se è disponibile a ritirare la proposta perché ha valutato positivamente questi emendamenti. Se c'è questa disponibilità da parte dell'amministrazione, io accetto il ritiro di questa proposta di delibera e aspetto una nuova proposta che tenga conto di questi indirizzi, che possiamo discutere anche al prossimo consiglio per quanto mi riguarda. Se questa volontà da parte dell'amministrazione non c'è, io ho spiegato il contenuto degli emendamenti, ma chiedo ancora se è possibile, anche per consentire a tutti i consiglieri di leggere questi emendamenti che l'hanno ricevuti solo ora, di avere magari qualche minuto in più anche per farsi un'idea un po' più chiara, soprattutto facendo il confronto tra quella che è la proposta che ci viene data e questi emendamenti. Grazie. Quindi lei che chiede allora? Chiede il rinvio? Fa la proposta di rinvio, devo mettere la votazione. Io faccio una proposta di ritiro, di rinvio, cioè di sospensiva ex articolo 55,2, e in subordine, se non viene accettata, chiaramente voteremo gli emendamenti. Quindi dobbiamo votare il rinvio a questo punto. Lei fa una proposta di rinvio. Io faccio una proposta di rinvio, altrimenti votiamo gli emendamenti. Però poteva fare a meno di illustrare la proposta, quindi lo chiedeva prima e volevamo la proposta di rinvio. Va bene. Importante averli, perché ho visto che i consiglieri giustamente sono stati resi edotti soltanto in questo momento, quindi è giusto anche che dalle mie parole hanno potuto, come dire, sapere almeno che cosa andavano a votare. Consigliere Febo, io non voglio fare polemica, i consiglieri sono stati edotti adesso perché lei l'ha consegnato il giorno 18, quindi non è che possiamo... No, il 20 giugno, guarda, io ho il protocollo il 20 giugno, il 20 giugno era ieri, quindi mi sembra ovvio che i consiglieri non sono... No, ma io che non facevo nessuna polemica, Presidente, chiedevo soltanto il tempo utile per poterli visionare, tutto qua, non facevo nessuna polemica, assolutamente. Allora chiede il rinvio, io metto a votazione il rinvio. Lei metterà a votazione il rinvio, se il rinvio chiaramente non viene accordato io chiedo di votare gli emendamenti. Ok. E no, ha chiesto sulla proposta di rinvio, non può intervenire. Va votata la proposta di... No, va votata la proposta di rinvio perché non lo vuole discutere, no? Quindi di conseguenza va votata la proposta di rinvio. No, la proposta di rinvio o si rinvia o non si rinvia. Allora... Mettiamo a votazione la proposta di rinvio. Chi è favorevole al rinvio? Sette. Chi è sfavorevole? Chi è sfavorevole? Stiamo votando, non si può chiedere la parola. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. La proposta è respinta, quindi andiamo avanti con la discussione. Prego, chi prende la parola? Facciamo in modo che si parli uno della minoranza e uno della maggioranza. Prego, Dorazio. Allora, noi come gruppo del Partito Democratico, avendo sentito la relazione a questo emendamento, in linea generale, in linea di principio, ovviamente al di là del singolo articolo, della singola parola, siamo disponibili a rivedere. La cosa che chiedo al Presidente, se è possibile, visto che c'è stato anche quest'ulteriore rinvio, non rinvio e quant'altro, chiedo la possibilità di 5 minuti di sospensione dove i capigruppo un attimo si riuniscono e vediamo un po' il da farsi e poi per discutere un attimino, visto che non c'è stato un tempo tecnico per poter, se è possibile. Si mette a votazione la richiesta del consigliere Dorazio. Chi è favorevole? All'unanimità.
Normalmente si chiede per 5 minuti, se dopo si potrebbe un po', non è la fine del mondo. No, no, dopo. L'appello dove manda? Riprocedo con l'appello. Di Lorito, cacciatore, controguerra, della Torre, di Gian Domenico, diligenti, D'Orazio, Febo, Fedele, Masciovecchio, Matricciani, Pietrangelo, Sborgia, Sebastiani, assente, Spatolamaio, c'è, Spilla, Zampacorta. Sedici presenti, può riprendere... Ok, ridò la parola al consigliere D'Orazio, prego. Allora, come dicevamo, come ho detto prima, la relazione all'emendamento fatto dalla consigliera Febo lo si condivideva, però ovviamente, e quindi noi proponiamo di subemendare, cioè accettiamo l'emendamento della consigliera Febo e a sua volta lo subemendiamo in modo di andare a integrare il testo, e quindi adesso volevo fare la proposta delle modifiche per quanto riguarda articolo per articolo, se il regolamento lo consente. Allora, per quanto riguarda l'articolo 1, non c'è nulla da dire. Andiamo all'articolo 2. Proponiamo al comma 1, dopo la parola requisiti, togliere di moralità, e dopo la parola da ricoprire aggiungere documentate da apposito curriculum. Ma adesso non so se nella lettura, però avendo il testo davanti, lo leggo per... Al comma 4, dopo la pluralità di incarichi, aggiungere conferiti da questo ente o da altre pubbliche amministrazioni. Sostituire al comma 5 la parola a parità di requisiti si provvederà, ove possibile, il ricambio generazionale. E questo abbiamo completato. Consigliere, ho omesso una cosa, la cancellazione del comma 2 e comma 3. Eliminare i comma 2 e 3. Articolo 4. Quindi l'articolo 3 che parla delle pari opportunità, lo lasciamo così. L'articolo 4, nella rubrica eliminare incompatibilità e di. Al comma 1, lettera A, aggiungere dopo requisiti di la parola candidabilità. Sopprimere la lettera D integralmente. B. Scusate, ma... Alla lettera G sostituire direttore con segretario. Al comma 2 eliminare di incompatibilità e di. Passiamo all'articolo 5 che parla della revoca. Al punto 2, lettera A, sostituire dell'ente di cui sono responsabili con dell'organo di cui sono componenti. Al comma 4 sostituire e dibattute nelle conferenze dei capigruppo consigliari con
precedute dalla consultazione dei capigruppi consigliari. Articolo 6, al comma 1, lettera D, eliminare incompatibilità ed. Articolo 7, al comma 2, dopo mediante, togliere la stampa locale e sostituire 30 con 15. Praticamente questi sono i subemendamenti che noi... Non si può fare. Come? Il segretario non... Al modello che avete prodotto alla Presidenza c'è un'altra modifica all'articolo 7. Al comma 3 correggere 1 con 2, di cui al comma 1 diventa di cui al comma 2, che è un refuso probabilmente. Va bene? È okay. Questa quindi? Ok, va bene. Cioè io, ma questa... Ah, quello che è stato... Sì, è un errore materiale, si fa riferimento ad un comma, invece c'era un errore, invece di essere comma 1 è comma 2, ma è un errore materiale. È un errore di trascrizione. Sì, 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 okay. Un errore di trascrizione. Per cui chiedo di mettere agli atti, non so, penso che con il contributo di questi 5-10 minuti di sospensione abbiamo trovato, penso, un giusto equilibrio e possiamo procedere. Grazie. Prego, consigliere Febo. Io voglio dire che siamo d'accordo con queste proposte di modifica e anzi ringrazio, diciamo, i capigruppo e quindi di conseguenza tutti i consiglieri per la disponibilità, perché credo che questo testo che uscirà fuori da questa votazione è un testo davvero, diciamo, adatto e che dà tutte le garanzie possibili che si devono avere proprio nel delicato compito che lei, sindaco, avrà nello scegliere le nomine di questi rappresentanti. Quindi sono molto contenta di questa collaborazione e ringrazio i colleghi. Grazie consigliere Febo. C'è qua... Chi che prende la parola? Cacciatore? Prego consigliere Cacciatore. Allora, non mettiamo in discussione la bontà dei suoi emendamenti e delle nostre correzioni, però vista appunto la particolarità è consigliabile magari darci più tempo per visionare e magari correggere e adattare in maniera migliore gli emendamenti, visto che è stato presentato solo ieri, quindi sarebbe opportuno magari darli qualche giorno prima. Grazie. Prego, consigliere Sborgia. Volevo chiedere una cosa, perché un attimo nella velocità del lavoro che abbiamo dovuto svolgere di là, personalmente non ho compreso se fosse possibile o meno cambiare anche il numero delle mancate partecipazioni per la revocabilità di questo ruolo che andiamo a scegliere, se da 5 è possibile portarlo a 3 volte. Era tutto possibile, però si doveva emendare prima, non è arrivato nessun emendamento, quindi... Se già vi ho consigliato prima nella riunione, o lo mettete per iscritto e me lo date adesso, altrimenti io non posso accettare. Io adesso chiedo una cosa solo di considerare la velocità con la quale abbiamo dovuto purtroppo lavorare a questo cambiamento. Mi mettete per iscritto l'emendamento e io lo porto alla votazione, altrimenti non è possibile. Va bene, la ringrazio. Prego. In effetti questa modifica che propone la collega Sborgia è una delle modifiche che abbiamo già discusso e l'unica cosa è che non abbiamo potuto inserirlo nel testo, quindi è, diciamo, una modifica pari alle altre modifiche che abbiamo fatto, quindi per noi è accettabile, anzi è ancor più restrittiva, per cui assolutamente va in linea con quello che io avevo proposto, quindi per noi non ci sono problemi. Allora aggiungiamo tra i subemendamenti. Va bene, dai. No, siamo d'accordo, l'aggiungiamo così nei subemendamenti.
Però come ha raccomandato il consigliere Cacciatore, per cortesia, quando fate questi emendamenti, datecelo prima, sennò altrimenti poi non siamo impossibilitati a valutare. Presidente, tutto. Qui abbiamo fatto uno sforzo immane. Ma stato dato soltanto lunedì e questo, come potrete vedere, questo lavoro che è stato fatto è stato un lavoro che ha comportato uno studio di oltre 50 atti simili di altri comuni, quindi anche il tempo che abbiamo avuto a disposizione noi non era tanto, però sono d'accordo con quello che dice giustamente il collega Cacciatore, la prossima volta cercheremo di essere ancora più veloci. Ok, grazie consigliere. Allora adesso procediamo a una votazione unica sia dell'emendamento che del subemendamento. Sindaco, per cortesia. Lo consideriamo un unico emendamento, quindi votiamo. Siete d'accordo o lo dobbiamo fare uno per uno? Sono 10 emendamenti altrimenti. Quindi siete d'accordo a fare un unico emendamento? Bene. È più una questione procedurale, Presidente. Sì, per noi non ci sono problemi. Il regolamento dice così, ma il Consiglio è sovrano. Insomma, se sono d'accordo a fare un'unica votazione, facciamo un'unica votazione. La parola al sindaco. Grazie. Allora, io credo che vada ovviamente anche necessariamente aperta la discussione laddove ce ne ritiene. Votiamo l'emendamento presentato dalla consigliera Marina Febo. Votiamo il subemendamento presentato dal consigliere Dorazio. Votiamo il subemendamento del consigliere Sborgia. Votiamo il testo così emendato dalle precedenti votazioni. Credo che questa sia la soluzione. È accettata la proposta del sindaco? Mi pare di sì. Ok. Allora andiamo alla votazione dell'emendamento principale presentato dalla consigliera Febo. Alzate di mano, favorevoli? 17. All'unanimità? 16, all'unanimità. Contrari? 0. Astenuti? 0. Votazione sui subemendamenti. Lo votiamo uno per uno. Cioè, prima quello del consigliere Dorazio. Quindi chi è favorevole? All'unanimità, contrari 0, astenuti 0. Emendamento della consigliere Sborgia, chi è favorevole? All'unanimità, contrari 0. E adesso votiamo tutto il testo che risulta dagli emendamenti. Chi è favorevole? All'unanimità. Non se ne no. Non lo so, me lo vedo un attimo. Vabbè, comunque votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? All'unanimità. Contrari 0, astenuti 0. Prima di passare all'altro punto, all'ordine del giorno, voglio fare una comunicazione che mi è pervenuta in corso di consiglio dal consigliere Diligenti.
e riguarda l'adeguamento del regolamento comunale ai pareri del Ministero dell'Interno. Questo lo discuteremo la prossima volta. Grazie. Ci riserviamo di studiarle e vedere come rispondere. Grazie. Sì, 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 è acquisito al verbale. Possiamo andare avanti? Allora, il punto numero 7. No, il punto numero 7. Ah, sì, 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 va bene. Punto numero 7, sì, sì, ok. Questo è il punto numero 7, praticamente l'individuazione di organismi collegiali indispensabili, articolo 96 del TUEL, provvedimenti. In pratica non è altro che il mantenimento di alcune commissioni. Dobbiamo decidere se alcune commissioni li vogliamo mantenere oppure abolirle. La proposta è la commissione edilizia, la commissione comunale per l'aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari che già abbiamo fatto prima, la commissione carburanti, la commissione pubblico spettacolo, la commissione per il decentramento e l'ufficio del piano. Prego, la parola al consigliere Febo. Posso chiedere chi è competente ci può spiegare che cosa fa di preciso la commissione carburanti e qual è, diciamo, l'importanza di mantenerla in vita, per favore? La commissione carburante, quando si deve fare un piano carburante, quando si deve fare si devono mettere dei distributori, quindi è questa l'unica, no, piuttosto, l'unica, diciamo, cosa. La necessità, cioè quello che volevamo capire era qual è la necessità di mantenere una commissione specifica su questo punto e non poterla eventualmente aggregare a commissioni esistenti. La segretaria mi dice che era una normativa che già esisteva, quindi da... Adesso probabilmente verrà rivista in sede di adeguamento dopo le liberalizzazioni varate dal governo Monti, però per il piano carburanti era prevista la creazione in ambito comunale di una commissione che doveva esaminare le istanze, proprio perché c'erano dei criteri e dei parametri da rispettare nel dare queste autorizzazioni. Nell'ambito delle liberalizzazioni è probabile che questa cosa subirà delle modifiche, cioè è solo questa la motivazione, perché era prevista comunque da una norma molto risalente, ma era prevista. Infatti in 2 anni non si è mai riunita, dalla mia esperienza. No, il dubbio era semplicemente sul capire se era necessario mantenere in piedi una commissione ad hoc e non accorpare queste funzioni ad una commissione omologa. Tutto qua, perché mantenere in piedi una commissione specifica, insomma, noi non riuscivamo a capire se era effettivamente utile oppure se possiamo queste funzioni accorpare ad un'altra commissione e quindi semplificare. Io non lo so. Prego la parola al consigliere diligenti. Io a tal proposito volevo invece porre l'attenzione su un altro aspetto, cioè noi individuiamo quelle che sono le commissioni indispensabili e quindi vi sarà un silenzio per un mese per la soppressione per quelle individuate come indispensabili. Siccome, esatto, quindi io volevo sapere appunto quali erano quelle che erano state omesse dalla dichiarazione di indispensabilità. Ecco, tutto qui, grazie. Segretario, questo segretario è molto chiaro, io volevo capire, evidentemente c'è una proposta di delibera sulla quale sono state individuate delle commissioni. Esatto, quindi volevo capire, diciamo, le linee guida sulle quali sono state individuate queste commissioni e perché sono state omesse altre commissioni che non sono presenti sul testo. Semplicemente questo. La norma richiede di individuare, cioè, quelle indispensabili, non, sì, sì, di spiegare perché non sono state inserite in altre. In sede di consiglio posso chiederlo, scusi. Almeno questo. Queste sono quelle che sono venute all'esame perché ritenute indispensabili. Beh, io l'ho capito questo, ma il processo di logico per l'indispensabilità qual è stato? Io questo sto chiedendo, non sto chiedendo altro. Come dicevamo, per quanto riguarda la commissione carburanti, perché era prevista da norme, così come la commissione per i giudici popolari,
Le altre tre hanno un carattere discrezionale, nel senso che sono state inserite, diciamo, volontariamente dall'amministrazione, la commissione edilizia, l'ufficio del piano e la commissione al decentramento. Quindi su queste tre l'amministrazione ha ritenuto di volerle mantenere in vita, aveva fatto una scelta in precedenza e ha ritenuto che possano essere utili. In sostanza, quante sono le commissioni che andrebbero a morire, fra virgolette? Tutte quelle che non stanno qui. Io adesso il numero non glielo so dire, onestamente. Ci sono altri interventi? Io vorrei fare un intervento. Prego, consigliere Spadolamai. Parallelamente a quello che ha detto la consigliera Febbo, a me sfugge la valenza di una commissione comunale di vigilanza sul pubblico spettacolo, per esempio. Sono cose che quello vorremmo che proprio qualcuno ci chiarisse, perché se dobbiamo votare dobbiamo capire. Posso confermare, consigliere, che questa è obbligatoria, la dobbiamo avere per legge. E allora perché ci chiedete di confermarla? Perché si è ritenuto, ci sono alcuni orientamenti che dicono che comunque è meglio indicarle, anche quelle obbligatorie. Infatti potevamo mettere anche la commissione per i giudici popolari. Quindi per scrupolo si è ritenuto comunque allora, di doverlo inserire. Il mio orientamento personale è che queste commissioni avranno dei costi. Se sono strettamente indispensabili perché sono previste dalla legge senza possibilità di eliminarle, chiaramente secondo me nulla questio, va bene, votiamo, ma insomma è un voto, diciamo, pleonastico. Ma se c'è la possibilità, come diceva la consigliera Febbo, di eliminarle nell'ottica del famoso contenimento di costi, perché noi abbiamo parlato con l'assessore Rosini giovedì scorso per una questione di bilancio e abbiamo capito la situazione che intuivamo essere grave, l'abbiamo anche cominciata a vedere come non grave ma gravissima. Ora, mantenere delle commissioni che lei dice non si riuniscono, ma teoricamente si potrebbero sempre riunire e non si sa a decidere cosa, visto che gli argomenti sono veramente un pochino, insomma, non molto chiari e non molto pregnanti, se non altro non mi sembrano cose in generale molto cogenti, no? A parte alcune cose sulle quali potremmo discutere. Volevo esortare a ridurre al massimo, in un'ottica di risparmio, le commissioni, lasciando in vita solo quelle necessarie, assolutamente necessarie per legge, e eliminando tutte le altre in un'ottica di risparmio, perché sennò è inutile che ci siamo lamentati che non abbiamo i soldi se poi manteniamo in vita commissioni inutili. Grazie. Voi... La parola all'assessore Rosini. Intervengo solo perché il consigliere ha parlato di bilancio e di contenimento di costi. Chiaro, io sono sensibilissimo da questo punto di vista, visto la situazione che ci troviamo ad affrontare, però voglio spezzare una lancia sulla necessità di mantenere quella commissione, perché in quella commissione non ci sono componenti che vengono remunerati dal Comune. In quella commissione ci sono componenti della ASL e dei Vigili del Fuoco, per esempio, e quella commissione è preposta ad accertare preventivamente la sicurezza, che ne so, dei pubblici spettacoli, quali potrebbero essere le manifestazioni estive dello Spoltor Ensemble, tipo per esempio il circo che si posiziona spesso lì all'Arca, o le feste patronali. Quindi c'è il circo. Cinema anche il cinema, chiaramente. Quindi va bene. Ed altre situazioni di questo tipo, quindi costi da questo punto di vista il Comune non ne sopporterebbe. In più c'è la necessità di assicurare comunque la sicurezza, visto poi quando va succedendo in Italia a proposito anche dei concerti, alcune volte sono crollati dei palchi eccetera, quindi è una garanzia per la incolumità pubblica, quindi la necessità, probabilmente non è compito mio adesso intervenire, però la necessità deriva anche da questa considerazione, che è di incolumità pubblica con costi che non gravano sul bilancio comunale. Bene, la parola al consigliere D'Orazio. Ma per quanto riguarda le commissioni, io neanche io ignoro quali sono quelle che non ci stanno, però queste qui, mi ha anticipato l'assessore,
un po' per deformazione professionale, quindi la Commissione Vigilanza ha già... Commissione Carburanti, io con la liberalizzazione probabilmente andrà via, perché è un po' un discorso di monopolio che c'era prima, per cui non è che uno domani si sveglia e mette il distributore, ci sono tutta una serie di procedure. Per quanto riguarda la Commissione Edilizia, che apparentemente non è un organo obbligatorio, però così come è concepita, diciamo, negli ultimi anni, dove ci sono varie professionalità che non è vista, quindi dall'esperto storico al geologo ad altre professioni, anche all'avvocato, e fa parte, per cui è di supporto all'ufficio e quant'altro. Poi non è che si occupa soltanto l'edilizia, diciamo, non ci va quasi più, se non invece i piani, tutto ciò che verrà in consiglio, quindi è un organo. Per quanto riguarda l'ufficio del piano, dobbiamo affrontare il discorso di pianificazione, della nuova pianificazione, riteniamo che, quindi noi riteniamo che questa proposta sia da portare avanti così. La cosa che ci chiedevamo a livello, cioè il fatto che ci sono queste commissioni qui, non significa che poi uno le attua, cioè il regolamento prevede, cioè il comune si dota di uno strumento tecnico che gli prevede, che prevede l'introduzione di queste commissioni, ma non è detto che queste commissioni si devono nominare poi, giusto? Questo chiedevo più che altro conferma. Cioè il fatto che c'è questa delibera non significa che poi la commissione ci sarà veramente. Quindi è soltanto un dotarsi di Le commissioni ci saranno. Il problema è che molte commissioni, alcune cioè commissioni, non si riuniscono, si riuniscono una volta ogni due anni, una volta all'anno, quindi non comporta una spesa. Quelle più operative ci saranno. Però il fatto che sta scritto qui non è detto che ci debbano essere. Cioè il piano carburanti, se viene a decadere con la liberalizzazione, viene a decadere, non si fa, non è che si fa perché sta scritto. Per precisazione, perché uno sembra che adesso stiamo facendo le commissioni. Tra parentesi, voglio dire che queste commissioni non sono remunerate quando non ci sono i gettoni di presenza, tranne alla commissione edilizia, che io come consigliere, ma non come presidente, ho fatto una proposta di toglierla, il gettone di presenza. Ok? No, ho fatto la proposta di togliere il gettone di presenza, non la commissione edilizia. La commissione edilizia è di supporto, perché ci vanno i piani, non ci va più l'edilizia privata, ci vanno i piani e quindi... Beh, questa precisazione che fa, Presidente, è importante, perché comunque dà almeno il perché, diciamo, l'aspetto che ci interessa di più non è certamente quello di aumentare la consultazione su certi settori come possono essere quelli che sono indicati qui in queste commissioni, ma è proprio l'aspetto della spesa e del bilancio. Per cui se c'è una commissione che però non ha costi per il comune, noi comunque l'appoggiamo, perché siamo sicuramente a favore della maggiore consultazione, studio e approfondimento di tutte le tematiche. Va bene, c'è qualche altro consigliere che vuole prendere la parola? Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Astenuti? 6. Immediata eseguibilità. Chi vota a favore? 2, 4, 6, 8, 10. 10 favorevoli. Chi vota contro? Nessuno. Chi si astiene? 6. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Lavori di costruzione per nuovi loghi nel cimitero di Spoltore Capoluogo, variante al piano regolatore generale. La parola o all'assessore Rosini o all'assessore Mancini. No. Su delega anche da parte dell'assessore Mancini. Allora, subdelega, ulteriore delega. Allora, qui purtroppo, tra le tante emergenze che attanagliano il nostro comune, c'è anche
la carenza di tombe e di loculi. Quindi c'è una situazione emergenziale che ci ha visti costretto, che ha visto costretto il sindaco addirittura a reperire delle tombe in ulteriore proprietà già concesse nel cimitero di Caprara per assicurare di far fronte appunto alla emergenza. Sì, sì. Quindi la proposta di delibera che vi sottoponiamo e che vi invitiamo a votare questa sera è relativa alla necessità propedeutica poi all'approvazione che faremo appena finito questo Consiglio Comunale in giunta per il progetto definitivo della realizzazione di questi 74 loculi al cimitero capoluogo. È un progetto che trovate dettagliato nella proposta di delibera che è autofinanziato, ma che comunque nella condizione di procedere all'approvazione si è verificato che rispetto al piano cimiteriale in vigore questi loculi debordavano di un paio di metri. Quindi la necessità è esclusivamente tecnica, bisogna che preventivamente il Consiglio approvi questa variante al piano regolatore cimiteriale e successivamente andremo alla approvazione e quindi alla realizzazione di questi loculi. Dalla documentazione, consentitemi insomma una considerazione, emergenza per emergenza c'era anche l'anno scorso. Quello che ho trovato forse poco attento è che da un incarico affidato l'anno scorso a luglio la riconsegna poi sia avvenuta qualche giorno fa. Quindi insomma vorrei pregare eventualmente i tecnici che in futuro dovessero avere incarichi di tenere conto che se ci sono emergenze queste vanno affrontate con spirito di collaborazione e non con diciamo questa sorta di approssimazione. Grazie. Grazie assessore Rosini. C'è qualcuno che prende la parola? Prego consigliere Diligenti. Ecco, io a tal proposito su questa proposta intendo manifestare, diciamo, in un certo qual senso tutta la solidarietà verso l'emergenza e verso l'urgenza di tale proposta e mi riferisco anche al fatto di come vengono, in un certo qual senso, come si arriva a tali risoluzioni dei problemi. Ecco, per quel che riguarda diciamo, la mia presenza, io sono disposto anche a manifestare il mio assenso. Tuttavia, mi auguro che tale urgenza e tali emergenze non si manifestino più, perché diciamo io non è che sono proprio un addetto ai lavori, però ho visto che la modifica che si andrebbe a fare non è una modifica stilisticamente proprio diciamo idonea, una modifica dell'attuale cimitero che insomma ecco una forzatura sotto il profilo architettonico. Tuttavia, con la scusa dell'urgenza, con la motivazione dell'urgenza, noi possiamo approvare questa cosa. Tuttavia, dovremmo iniziare a prevedere anche in sede di consiglio un'area cimiteriale per le frazioni di Santa Teresa e di Villa Raspa che, ahimè, sono sprovviste di un cimitero e, come sappiamo tutti, diciamo raccolgono la maggior parte degli abitanti del territorio comunale. Quindi oggi vi dico va bene, arriviamo con l'urgenza, arriviamo con l'emergenza, approviamo questa delibera. Tuttavia per domani vi dico siamo più lungimiranti e non arriviamo che dobbiamo approvare le cose con l'urgenza, perché se le prevediamo prima l'urgenza non vi sarà più. Concludo dicendo che questo intervento è un intervento una tantum che non risolve il problema per lunghi anni, tant'è vero che, come diceva l'assessore Rosini, è un intervento urgente. Ho detto urgente molte volte per sottolineare la ragione del mio voto.
Quindi dico, cerchiamo di prevedere per i prossimi anni una risoluzione a lungo termine e non ritrovarci ad approvare un'altra volta una delibera del genere. Vi ringrazio. Grazie consigliere. Prego consigliere Della Torre. Sappiamo tutti, senza che torniamo al passato, perché si è arrivati a questa urgenza. Però, e sono quindi fortemente d'accordo con quanto rilevato dal mio collega dirigente, ma spulciando qui e là, pur non essendo un esperto, ho incominciato a guardare un po' meglio e mi riferisco alle parole dell'assessore Rosini, con cui sono d'accordo, che intanto 10 mesi sono un lavoro esageratamente lungo data l'urgenza, ma soprattutto dopo 10 mesi noi ci rivediamo qui con una planimetria dove si evince che tra lo spazio dei loculi e lo spazio delle tombe ci stanno 1,10 m. Allora noi immaginiamo un attimino il giorno dei defunti, no? I primi di novembre, se dobbiamo mettere i semafori per far entrare la gente, perché 1,10 m è impossibile. Allora se dobbiamo fare l'urgenza sì, ma non dobbiamo creare dei problemi a delle persone che purtroppo stanno soffrendo lì. Comunque voglio dire, dopo 10 mesi fare uno stralcio dove c'è uno spazio tra loculi e tombe di 1,10 m mi sembra veramente un'assurdità. Tutto va bene, l'urgenza va bene, ma votare il non senso mi sembra assurdo. Bene, grazie consigliere Della Torre. Sono altri interventi, Cacciatore, prego. Allora, quello che diceva appunto dirigenti mi trova pienamente d'accordo. Naturalmente è anche nostra preoccupazione, sfondi una porta aperta quando dici che dobbiamo programmare dei spazi, uno spazio cimiteriale che vada a raccogliere anche se noi spero ci riguardi il più lontano possibile i defunti. Però purtroppo il periodo contingente purtroppo non è che ci permetta tanto di programmare, quindi sarà nostra preoccupazione della maggioranza programmare, diciamo, a 2-3 anni le opere che purtroppo Spoltore e in maggior modo Santa Teresa hanno bisogno. Grazie. Hai evitato di parlare di Villaraspe, ti ringraziano, Villaraspe e altri luoghi. Villaraspe, diciamo che Villaraspe. Va bene. Ci sono altri interventi? Ho detto. Prego il consigliere Dorazio. Lui ha detto giustamente Villaraspe e Santa Teresa, quindi troviamo uno spazio a metà di e poi di strutture. Villaraspe, diciamo che si prevede un campo sportivo. Più hanno già un bel campetto, quindi ce l'hanno. Vediamo un po'. Prego, grazie. Consigliere Dorazio. Chi mi ha preceduto sul discorso urgenza e necessità sono situazioni su cui non si può, diciamo, né ideologicamente né praticamente intervenire. C'è l'urgenza, è ovvio che viene da tutta una serie di situazioni, gli spazi sono quelli che sono, le mie preoccupazioni tecniche che qualche consigliere ha espresso ci sono, è ovvio che bisogna andare sul pragmatismo, però questo non ci può non far, diciamo, non farci vedere le cose che non so se poteva essere fatto qualcosa di diverso o altro. Sul discorso della tempistica concordo con l'assessore, concordo con chi mi ha preceduto, quando si danno gli incarichi si danno anche dei tempi, non so il motivo di questi 10 mesi e quindi è un ritardo nel ritardo che sicuramente in più questi 74 posti da una stima che si può fare tenendo presente la purtroppo, come si dice, si nasce e si muore, hanno un tempo anche limitato nel tempo e quindi bisogna fin da subito adoperarsi per far sì che
Non ci troviamo qui in questa sala fra 7-8 mesi a fare un'altra urgenza e fare, tra virgolette, un'altra opera brutta all'interno del cimitero. Ovviamente il voto è dettato dall'urgenza anche per noi. Ci sono dichiarazioni di voto? Ah, scusa. Volevo aggiungere solo una cosa. Scusa un attimo, la parola alla consigliera Sborge. Grazie. Volevo aggiungere solo una cosa, che naturalmente anche noi supportiamo la misura d'urgenza, ma oltre che parlare di costruzione di nuovi spazi, speriamo che nel tempo possiamo parlare anche di riorganizzare una politica cimiteriale che vada al di là della costruzione di nuovi spazi, ma aprire l'idea anche a altre modalità di purtroppo di affrontare il momento della tumulazione dei nostri morti. Quindi fare un discorso a più ampio raggio, al di là di quello che può essere la costruzione di spazi, ma un discorso più ideologico da affrontare nel tempo. Grazie. E vuole concludere l'assessore Rosini? Scusa, sindaco, ci sono altri interventi? Io volevo solo una precisazione, siccome ci sono degli evidenti errori, cioè noi andiamo a votare, rimane la progettazione così o la cambiamo, perché qua sono tutti moduli da 2,60 m, qua sono a 3,40 m, quant'è, e non è che ci entrano più loculi, cioè, non si capisce perché ci sta... Prende la parola e le conclusioni, e lo fa l'assessore o lo fa il sindaco? Bene, allora l'intervento del sindaco, prego. Ha aperto l'assessore e chiude l'assessore. Questa è un'altra urgenza, un po' come prima è accaduto con la scuola media, per cui se vedete la riconsegna dei lavori data nel luglio 2011, l'indomani la nostra prima preoccupazione che ci siamo posti come nuova amministrazione era l'urgenza della scuola media e dei loculi cimiteriali, e quindi abbiamo dovuto sollecitare. È chiaro che non dovrà mai più accadere che una progettazione abbia così tanto tempo dall'incarico fino a quando non si riconsegnano i lavori, e chissà se non avessimo sollecitato la riconsegna dei lavori, chissà se oggi stessimo ancora a parlare di approvazione di variante. Tant'è vero che io ho detto che subito dopo, l'ho detto alla Giunta, di fermarsi, perché approviamo il progetto definitivo senza aspettare il prossimo martedì, che è giorno canonico della Giunta. Quindi poi ci fermiamo, ho detto agli assessori, e approviamo il definitivo. È una misura d'urgenza. E come nelle urgenze non si possono tener conto di una serie di questioni che noi ci siamo ritrovati a dover gestire, è chiaro che questa urgenza porta dei tempi di saturazione per quanto riguarda i 74 loculi che si andranno a realizzare, dei prossimi, come diceva l'assessore, 8-10 mesi. È chiaro che bisogna tarare un intervento che sia realizzabile per i prossimi 8-10 mesi. Tutte quelle questioni che sono venute fuori e che condivido dal consigliere dirigenti, dal consigliere, è chiaro che dobbiamo essere chiari che in 8-10 mesi non è tecnicamente possibile nella pubblica amministrazione, e quindi noi dovremmo dare una risposta. Una buona risposta rispetto a questa urgenza, che sarà non di questo tipo, però in 8-10 mesi metteremo in campo una risposta più adeguata per poi nel medio e lungo periodo progettare una politica cimiteriale che vada incontro alle esigenze della collettività e che tenga conto anche delle questioni a cui accennava il consigliere Sborgia. Grazie. Grazie sindaco, la parola al vice sindaco, nonché assessore ai lavori pubblici. Grazie presidente, credo sia stato detto tutto, parliamo ancora di urgenza e di emergenza, comincio da dirigenti. È chiaro che se guardiamo a un comune a noi vicino, confinante, come Pianella, e vediamo che Pianella dispone di 3 cimiteri, addirittura uno per ogni frazione, e noi siamo fermi con una struttura cimiteriale
che risale, se mi consentite, al 1950, più poi l'allargamento che è stato fatto negli anni 80, se non sbaglio, è chiaro, parlo sempre del capoluogo, oltre che quello di Caprara, è chiaro che noi siamo in forte ritardo, abbiamo evidentemente trascurato una necessità che è quella della programmazione, che è l'essenza dell'amministrazione pubblica. Un'amministrazione pubblica che non programma e che si ritrova sistematicamente in emergenza per il cimitero o per le scuole, è evidente che un'amministrazione che non funziona, e questi poi sono evidentemente i risultati. C'è necessità di considerare a ragion veduta un'altra localizzazione, come suggeriva dirigenti, ma come suggeriva anche qualche altro che è intervenuto? Probabilmente sì, però questa cosa fa parte di una seconda fase, fa parte della fase della programmazione che comunque dovremo insieme andare a programmare e rimboccarci tutti quanti le maniche in questo senso. Il consigliere Della Torre ha fatto dei rilievi giusti, però preciso che quei rilievi li avevamo fatti precedentemente noi agli uffici. Al di là del fatto che c'è il parere favorevole anche da parte della ASL per quell'aspetto, però quella distanza del 1,10 m rispetto ai sepolcreti semplici che sono dalla stessa parte di dove andranno realizzati questi loculi è un muro cosiddetto cieco. Quindi in pratica la inumazione per quanto riguarda l'introduzione letteralmente del feretro avviene dalla parte dove attualmente sono già realizzati gli altri loculi. Era il meglio che si potesse fare? Chiaramente quando si affida l'incarico al professionista è il professionista con gli uffici che compatibilmente con le urgenze che poi abbiamo visto sono state peraltro anche disattese, visto il tempo trascorso dei 10 mesi, che valuta queste circostanze. Noi dobbiamo prendere atto di questa situazione e non dimenticare come ci troviamo adesso ad affrontare l'argomento, e vi ho detto pure quali sono stati per adesso i provvedimenti contingibili che sono stati assunti per non lasciare qualche nostro concittadino senza possibilità di degna sepoltura. C'era qualche altra cosa, però evidentemente non me lo sono appuntato e mi sfugge. Si vede che non era necessario, scusate, ma a posto così. Un'altra cosa, è chiaro che senza fare polemica, però la delibera che andiamo ad approvare questa sera ben si sarebbe potuta approvare anche 10 mesi fa, visto e considerato che si sapeva che quella parte della variante doveva essere variata, appunto. Grazie assessore, andiamo alla votazione. Chi è d'accordo alzi la mano. Favorevoli? All'unanimità. No, scusa. Scusami. Contrari? Zero. Astenuti? Uno. Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Uguale come prima. Contrari? Zero. Astenuti? Chi si astiene? Uno. Della Torre. La seduta è chiusa e abbiamo chiuso. La seduta è chiusa e ci vediamo al prossimo consiglio. Grazie.